ha vinto il carnevale questa sera e tutte le altre sere in cui c'è lo spoglio delle schede del carnevale, che ovviamente porta con sé un risultato in cui c'è chi festeggia ed è contento e chi magari non è contento dello spoglio. Però di fatto io mi sento di fare i complimenti a chi ha vinto, ma i complimenti anche a chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Perché come abbiamo detto in tutte queste serate del nostro carnevale, prima, durante e dopo, il nostro carnevale ha avuto un miglioramento soprattutto nella fattura dei carri mastodontici. Quindi questo è stato coralmente riconosciuto, quindi un grande complimento a tutti i cartapestai. Quest'anno davvero hanno fatto delle opere d'arte vera e propria ed è comprensibile diciamo, lo sfogo di qualcuno che in questo momento sperava di vedersi sistemato in una posizione di classifica migliore. È del tutto naturale, lo sapevamo, lo sappiamo e ciononostante questo momento dello spoglio va vissuto. E lo abbiamo vissuto come gli altri anni. Un ringraziamento ancora a tutti i ragazzi. Sono convinto che anche le sconfitte o i secondi, terzi, quarti posti possono essere occasione di migliorare ancora e di crescere. Manca l'atto finale, quello della premiazione dei vincitori, ma sono tutti vincitori. Il fatto di aver contribuito, diciamo, a garantire la passione ancora quest'anno dei maestri cartapestai e di tutte le ragazze e ragazzi che ci hanno lavorato, è un merito che va dato innanzitutto a loro e va ringraziata la città di Massafra, gli deve comunque ringraziare perché il carnevale non è solo storia, tradizione, identità, le nostre radici, ma è ormai diventato un evento di spettacolo importante che richiama e ha richiamato flussi di gente importante da ogni dove. Quindi il bilancio è assolutamente positivo e festeggeremo tutti quanti insieme prossimamente, diciamo, con tutti i vincitori del Carnevale di Massafra. Innanzitutto grazie a loro se continuiamo ad assecondare questa nostra passione che riguarda tutti i massafresi e loro in particolare, diciamo, si caricano l'onere di garantire uno spettacolo importante, di rinnovare con passione, entusiasmo e capacità anche, lo hanno dimostrato, diciamo, una tradizione a Massafra importante. Le emozioni sono tante, la verità non ce l'aspettavamo perché sono stati fatti, gli altri 6 carri erano di una buona manifattura e niente, siamo stati premiati forse per l'innovazione e niente, dedico questa vittoria a tutta la squadra, grazie a loro, perno fondamentale, siamo riusciti a realizzare questo, diciamo, grandissimo carro. Per una vittoria sono sempre tante e soprattutto per aver bissato, tu immagina come stiamo. Io sono talmente emozionato che posso sembrare meno contento dello scorso anno, ma ti posso garantire che non è così. A chi la dedichiamo? A tutti sempre, come sempre, a tutti i collaboratori e al nuovo socio di questa. Dici qualcosa, le tue emozioni. Sono indescrivibili e che dire. Basta. Le emozioni sono tantissime. Dopo aver vinto la 60esima, adesso abbiamo vinto anche la 70esima. Niente. E ci prepariamo già per il prossimo anno. Sì, per ora ci godiamo le vacanze, poi settembre si pensa. Cosa ne pensi del carnevale estivo a febbraio? Meglio a febbraio, per le temperature, perché non si può lavorare, almeno per il mio ambito, diciamo.